grande progetto di cultura cinematografica, cioè di avvicinamento al mondo del cinema delle giovani generazioni e non solo nel nostro caso. C'è un grande problema, diciamo, legato alla funzione del cinema, ormai alla funzione dei film, alla sala, insomma c'è una grave crisi, quindi lo Stato, il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione assieme bene hanno fatto a promuovere questa grande operazione di divulgazione cinematografica. Noi abbiamo partecipato al bando, è andata molto bene. Il progetto del CPE di Messina, di cui sono supervisore, del presidente Albagno e del professore Salvo Presti, che ne è curatore scientifico, è risultato fra i meglio piazzati a livello nazionale. Ed è questo, insomma, un grande progetto di formazione e di produzione che abbiamo avviato ormai da novembre e adesso siamo, insomma, è stato piuttosto avanzato e si va a concludere nel mese di maggio. Sì, le attività sono di diverso tipo, ci sono le attività di fruizione del cinema in classe e le andate al cinema, quindi c'è la visione con esperti, quindi una visione accompagnata di film in classe appunto e poi anche nei cinema. Sono nostri due partner, sono il cinema Paco Rollo a Milazzo e il cinema Apollo a Messina, ma ci sarà anche una parte importante di produzione, perché alcune storie direttamente di alcuni studenti faranno parte di un documentario che produrremo, che gireremo tra aprile, diciamo tra Pasqua e primi di maggio, che poi andrà in diversi festival certamente importanti, ma poi anche lezioni sul lessico cinematografico, proprio per dare le basi, le nozioni del cinema, perché come dicevo siamo di fronte anche a generazioni, nel caso del CPE ancora di più, con tutta una popolazione studentesca che proviene da contesti molto complicati, perché extracomunitari, quindi persone giunte qui da noi solo qualche settimana fa, solo qualche mese prima, ci troviamo di fronte a persone che non sono mai andate al cinema, che non sanno che cos'è il cinema. E in generale questo avviene perché oggi ci troviamo di fronte a generazioni che hanno una fruizione dell'audiovisivo che è solo quella, diciamo, dal telefonino, dal tablet, se va bene, e con, diciamo, generi specifici. Non sono completamente abituati loro, quello che le nostre generazioni hanno fatto, cioè di andare al cinema nel buio della sala, di prepararsi per andare al cinema, di scegliere un film, di condividerlo al buio, ripeto, con 10, 20, 50, 100 persone, è un'abitudine che non avevano, non conoscevano. E per cui è una grande scoperta e un tentativo ovviamente di creare sì spettatori del domani, senza i quali, insomma, andremo definitivamente a una fruizione che cambia e stravolge le nostre abitudini cinematografiche. Sì, molto bene, mi piace molto. Studiare, primo che mi piace studiare e andare avanti. Sì, certo, studiare piace molto. Messina è bella città. Città è benissimo. Sì, mi è piaciuto. Come ti trovi nella scuola a Messina? Tutto a posto, tutto bene. Ti piace la scuola? Sì, mi piace molto. Mi piace studi e studiare di più. Sì, sì, mi piace molto. Cosa ti piace di più di Messina? Le persone, molto. Gli amici? I miei amici. Hai trovato molti amici? Sì, sì. Oggi si è svolta la proiezione qui al Cinema Apollo del Viaggio Leggendario nell'ambito del progetto Ricordanze. La proiezione si inserisce in un percorso laboratoriale che è iniziato già da alcuni mesi. Abbiamo avviato una attività di raccolta di ricordi elaborati da tutti i ragazzi che partecipano al progetto. Il titolo del progetto infatti è Ricordanze. E questa eco leopardiana, insomma, vuole suggerire l'input tematico del progetto, perché l'intento è quello di suscitare nei ragazzi ricordi della loro vita, dell'infanzia, dei loro trascorsi, belli o brutti che siano, e riuscire a realizzare un unico film di corto mediometraggio che attraverso un'unità tematica
racconti un po' le loro storie. A scuola abbiamo condotto i ragazzi nella produzione di racconti basati appunto sui loro ricordi e che sono stati suscitati anche attraverso una serie di proiezioni realizzate nei locali della scuola, quindi in un contesto a loro più familiare. Invece oggi abbiamo coronato questo percorso, questa prima parte del progetto con la proiezione al cinema, che per tanti è un'esperienza assolutamente inedita, perché tanti dei nostri studenti, che sono in gran parte adulti, che frequentano la scuola per conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado, e altri che sono invece stranieri provenienti da diversi paesi dell'Africa o dell'Asia, spesso minori non accompagnati, di recentissima quasi immigrazione, non hanno mai sperimentato questa esperienza, perché ormai insomma magari sì, fruiscono dei film però in maniera autonoma attraverso i supporti personali, ma l'esperienza della condivisione in una sala al buio tutti insieme coi popcorn non l'avevano mai vissuta, per cui ecco, l'idea è stata quella di far sperimentare un momento di convivialità in effetti. A progetto finito verrà fuori un film di cui saranno protagonisti come attori i ragazzi, che in effetti hanno anche elaborato un po' il testo che è alla base del film. Seguirà adesso la fase di produzione, di post-produzione, perché siamo arrivati al punto in cui da tutti i racconti che loro hanno prodotto basati sui ricordi bisogna adesso elaborare una sceneggiatura e una trama legata da un filo rosso tematico. Il regista che se ne occuperà, il nostro docente che è anche responsabile scientifico del progetto ed è Salvo Presti.